Marco Mantini, dottore commercialista, docente, un operatore del campo della cultura. Innanzitutto, perché la scelta di scendere in campo con l'UDC? Sì, la ringrazio della domanda, anche perché la devo spiegare a parte ai miei familiari, ai miei parenti, agli amici, anche alla città. E non è stato facile vincere la riluttanza verso questa politica, anzi, forse è meglio dire verso certa politica, però ho trovato la sintesi, elaborando un po' l'invito che mi era stato rivolto alla candidatura attraverso una sintesi che può suonare così, l'etica dell'esserci. Credo che in questo momento bisogna spendersi per la nostra città, con l'impegno civico, con un impegno portatore di professionalità, competenze, non solo di buona volontà o di generosità. Credo che questa tornata elettorale rappresenti sicuramente la competizione elettorale più importante della storia della nostra città. E quindi occorre scendere in campo con determinazione e coraggio, perché in effetti l'impresa che ci aspetta è ardua. Qual è il contributo che conta di poter dare alla prossima amministrazione qualora dovesse diventare consigliere comunale? Beh, sicuramente senza scomodare tantissimi argomenti, una lista della spesa di cose da fare o censurare cose non fatte. Sicuramente credo che nella forma non mi resta che apportare e trasfondere in questo impegno civico tutto ciò che faccio nella vita, quindi come docente formatore di giovani, come professionista, come operatore culturale. Quindi diciamo che senza intendermi di tutto vorrei apportare quel poco che so alla vita della città. Nella sostanza, dal punto di vista del comportamento, di come potrò apportare questo contributo, sicuramente non posso rinnegare il mio carattere, un carattere moderato, pacato, quindi senza ovviamente farmi pestare i piedi. Quello che intendo portare avanti è un messaggio di moderazione, un messaggio di conciliazione, un discorso di venire incontro a quello che può essere il bisogno della città e soprattutto dei cittadini, tenendo conto che questa competizione in fondo è già tutto scritto, secondo me, nel senso che il programma, benché tutti si affrettino a portare avanti il loro, è già scritto. Il messaggio è un programma che viene dall'alto, è quello della ricostruzione della città, che non si scrive nelle segreterie dei partiti, e credo che molti di questi programmi siano anche molto sovrapponibili tra loro. Da cittadino, da candidato, cosa ti aspetta dal prossimo Consiglio Comunale? Vorrei una smentita. Dal prossimo Consiglio Comunale io mi aspetto proprio una smentita, sapete a cosa? All'aquilanità. E cioè ci giudicano sempre come un popolo, una comunità chiusa, una comunità che non si apre a chi ne sa più di lei, a una comunità che spesso si arrocca su posizioni autoreferenziali, posizioni preconcette. Vorrei che questo Consiglio Comunale invece dimostrasse esattamente il contrario, che faccia squadra, che sia coeso, addirittura i 22-23 gruppi, quanti ne erano della passata consigliatura, possano diventare, non dico uno perché sarebbe poi non garantita l'alternanza della democrazia. Tuttavia, questo messaggio di unità, di coesione, di squadra, vorrei che fosse portato avanti con uno spirito ovviamente non divisivo, non fazioso, nell'interesse dell'unico bene che abbiamo, e cioè la ricostruzione che vogliamo, e cioè la ricostruzione della. C'è qualche argomento, materia che l'appassiona particolarmente e che vorrebbe portare avanti qualora fosse eletto consigliere? Sì, beh, sicuramente tutto quello di cui io potrei intendermi, almeno da un punto di vista delle competenze specifiche, quindi tutto quello che faccio normalmente nella vita, quindi poter trattare temi riguardanti la cultura, poter trattare temi riguardanti la formazione dei giovani, il loro orientamento al mondo del lavoro, alle attività produttive, temi tutti adesso molto vivi nella nostra città. E credo che temi
temi interessanti, magari ovviamente da dover e poter considerare in un'ottica un po' più macroaggregata, quindi a livello anche provinciale, comunale e regionale, sono i temi riguardanti il turismo, la ricettività, tutto quello che riguarda un percorso integrato di cultura. Sapete benissimo che c'è questa candidatura dell'Aquila a Capitale Europea della Cultura per il 2019, quindi bisognerebbe anche lì spendere tutte le attività e profondere tutte le energie in maniera condivisa per poter arrivare a raggiungere questo obiettivo, visto che la concorrenza è forte e agguerrita da parte di molte altre città di cultura dell'Aquila. L'Aquila può ripartire dalla cultura? Beh, sicuramente sì, pensando già dagli spazi, pensando anche a tutte quelle attività che hanno dovuto ridurre la propria gestione dal punto di vista artistico, parlo delle attività musicali o teatrali, proprio per questione di spazi, nonostante si siano anzi difese dal punto di vista della qualità, dal punto di vista della quantità, non hanno interrotto attività in nessuna di questi enti. E tuttavia è chiaro che coniugare lo spazio con l'attività diventa vitale, anche tutte queste proposte che giungono sul territorio, spesso anche non valutate attentamente, mi riferisco anche alla localizzazione dell'auditorium di Renzo Piano, quindi diciamo che dovrebbero essere messe in rete anche queste per poter favorire la ripresa delle attività culturali. Un'ultima domanda, Giorgio De Matteis è l'uomo giusto per iniziare questa corsa? Sicuramente sì, il progetto di Giorgio De Matteis è veramente un laboratorio, è innovativo sotto tutti i punti di vista. Il progetto di Giorgio De Matteis è un progetto che un po' ricalca quanto ho già detto, quello di un gioco di squadra, questo allargamento, questa impostazione un po' al governo Monti, no? Una posizione di equiparazione dalle due posizioni di centrodestra e centrosinistra, che le possa coniugare, che le possa sintetizzare in un unico grande messaggio. Dal punto di vista della collocazione, ovviamente questa anche critica che si sente ha abbracciato lati estremi della destra e della sinistra, non è nulla vero, non ha fatto altro che fare la sintesi delle esigenze che provengono proprio da tutta la città. La ricostruzione non ha colore, la ricostruzione è qualcosa che deve essere intesa da un punto di vista civico, non può essere connotata da colorazioni né di destra né di sinistra, ovviamente con le sue sfumature, i suoi punti di vista, ognuno la vedrà con un angolo visuale diverso, ma il messaggio è uno solo e non può essere certo strumentalizzato a favore o contro questa o quella posizione. Grazie a Marco Mantini. Grazie a lei.